ti volevo presentare Mauro, lui è lui è chi ti ristrutturerà a casa. Loro sono gli operai, l'azienda. Sei contento? Di entrare finalmente dopo. Stavo aspettando a Castillo per il fatto che la casa entrava. Siete pronti ad uscire per farvi ristrutturare casa? No, adesso. No, ora. In generale, siete pronti? Sì. Le valigie sono pronte? Sì, già pronte, già fatto. Ma glielo diciamo almeno un grazie. Sì. Sì. Dillo. Ringrazio. A Mauro, ringrazia Mauro. È presto ancora. Digli grazie. Sì, ne ho detto grazie. Che lo fa. Poi l'esito saremo noi a controllarlo, mi raccomando, Messina, mi raccomando a voi, fatelo come si deve, Contenta? Sì. E siamo a casa di Lello e Angela. Oh. Eh sì. Perché a un certo punto serviva ristrutturare la casa e avevamo iniziato questa grandissima raccolta di solidarietà. Per Lello e Angela non abbiamo raccolto soldi, raccoglievamo materiali, quindi ci venivano dati piastrelle, cemento, tantissime cose, intonaco. A un certo punto però nella faccenda entra a gamba tesa Mattino 5, la trasmissione della Panicucci su Canale 5. A quel punto Tino Ullish era assai, perché la visibilità era importante. E dunque, un po' io, un po' lui, venne fuori che Mauro Messina con Biosalus avrebbe ristrutturato, avrebbe contribuito a ristrutturare casa di Lello e Angela fino a portarla al compimento finale, anche grazie al materiale gratis che era stato intanto raccolto, compreso per esempio, ricordiamo, i tre signori che avevano messo da poco insieme la cooperativa per smaltire in maniera regolare tutti i detriti della lavorazione di casa di Lello e Angela. È una situazione molto particolare, da dove nasce l'idea di intervenire in maniera così sostanziale? Beh, 17 ottobre si è tenuta la giornata mondiale contro la povertà e noi come Biosalus Italia abbiamo portato il nostro sostegno in Africa, e quando poi ti rendi conto che problemi di povertà ci sono alla porta accanto della nostra città e nel nostro paese, soprattutto dopo quello che stiamo attraversando, insomma, non si può rimanere insensibili a portare un piccolo aiuto anche alla porta accanto. E viste le scene, le immagini che... Ho seguito la vicenda. Ho seguito assolutamente la vicenda e quindi non si può rimanere insensibili a situazioni come queste. Da qui nasce l'idea di portare il nostro supporto, il nostro aiuto e fare qualcosa per le persone che sono state meno fortunate. Insomma. Lei sa che per ora è un salto nel buio, nel senso che è tutta arredata, quindi non si sa ancora quanto e come bisognerà lavorare. Assolutamente sì, infatti ho portato una squadra di operai che dovranno controllare, insomma, quello che c'è da fare, però sono già pronti a quello che troveranno e sicuramente riusciremo a ripristinare un po' tutto quanto al fine di poter dare una dignità a queste persone. Fin quando le telecamere di Canale 5 sono rimaste accese, l'editore del giornale, ospite anche nelle trasmissioni, a fatica, perché in quei casi la trasmissione non è che punta su chi lo... Però siccome lo stava ristrutturando è stato fatto il nome, ma questo evidentemente era troppo poco e ci volevano un po' di soldini, certo. Non i pochi mila euro che erano stati preventivati, tant'è che i lavori a casa di Lello e Angela sono stati lavori fatti un po' a membro di Segugio, tant'è che adesso bisogna rimetterci mano. Ci dispiace per Lorenzo, ci dispiace per Giuseppe, però si capiva, anche perché da loro venivamo a sapere come per l'editore del Quotidiano Italiano e per Biosalus, il proprietario, l'amministratore di Biosalus, quello di fatto, bisognava stringere perché Terris non ci sta. O meglio, ce ne stavano, ma dovevano essere investiti in altre situazioni, non certo in quello. Da qui nasce la grandissima difficoltà e probabilmente il primissimo misunderstanding comportamentale tra il sottoscritto e l'editore, probabilmente mai palesato abbastanza e quindi lasciando quella coda, quell'alone.
E vi dirò una cosa col senno di poi. Oggi che abbiamo un canale YouTube remunerato, quindi siamo partner di Google sulla monetizzazione di YouTube, possiamo dirvi che la storia di Lello e Angela avrebbe generato non meno di 200.000 euro in funzione di una evidente... Non ti dicarei tu quando? Perché, sì, 200 più o meno mila euro. Però all'epoca canale... Zero, perché era bannato. Oggi, col senno di poi, calcolando che quei soldi non sarebbero mai venuti nelle tasche o comunque per risarcire il grande lavoro che era stato fatto da tutta la redazione del Quotidiano Italiano, probabilmente posso dire, anzi senza probabilmente, posso dire di essere contento di aver forse messo anche il bastone fra le ruote, non essendoci una persona competente all'interno, la mia ostinazione a conservare il vecchio canale nonostante il ban durante la storia di Lello e Angela, forse adesso, diciamo, Tino ci ha salvato da aver dato completamente il fondo schiena a qualcuno che non apprezzava il tuo lavoro. È vero, Tino? Il mio? E il tuo? Il nostro, diciamo, il lavoro di tutti, questo perché possiamo dire. Perché tu non lavori come a me? Certo. No, io mica lavoro. E quindi rispondiamo. E quindi rispondiamo anche alle domande sulla ristrutturazione di casa di Lello e Angela. Ma Mauro Messina, Biosalus, non era quello che avrebbe dovuto. Era lui, effettivamente, era lui. E vi abbiamo detto pure in questo caso come andò quella circostanza. Posso... Loco! Oh. Ah, Tino, quasi dimenticavo. Sì, io stavo... Ovviamente... Quei soldi, una parte di quei soldi, l'obiettivo di una parte di quei soldi sarebbe stato quello di assicurare a Lello e Angela una vita migliore, anche degli acquisti mirati rispetto alle esigenze, che purtroppo oggi non tanto si può fare perché ovviamente parliamo di nemmeno un decimo rispetto a quello che si faceva all'epoca quando tutti quanti si erano appassionati alla storia di Lello e Angela, ma noi continuiamo perché in ogni modo diamo loro un qualcosa in più, diamo loro la possibilità comunque di stare meglio nel caso di Lello. Angela sta bene, ve lo assicuriamo, sta bene anche, soprattutto perché è stata fortunata ad essere accolta in una struttura di grandissima umanità, oltre che competenza e professionalità. E quindi un saluto a tutte le persone che ogni giorno stanno accanto sia a Lello ma anche ad Angela. Forse la parte più debole è quella per cui noi siamo intervenuti quel benedetto 4 ottobre. Tino, ti ricordi? Di 4 anni fa. Ciao. Ciao, direttore. Ciao.